Al termine di una lunga giornata di lavori e di riflessione sull'attuale momento di crisi, è stato eletto il nuovo presidente Stefano Lazzarini, che inizia il suo nuovo ruolo in un momento certamente non facile anche per la cooperazione. Sì, sicuramente non è un momento facile. Ho un passato di scelta importante, Amedeo ha fatto tanto in questi anni, è necessario perseguire quello che lui ha già tracciato, innestando nuove idee, ma l'importante è non perdere la barra. Cosa rappresenta per lei questo nuovo incarico? Beh, è una grande sfida sicuramente. Io sono presidente di una cooperativa di primo grado, di Cantina Forlì Predappio. L'ambito Conf Cooperativa è un ambito diverso che porta a risolvere i problemi di tante altre cooperative, quindi non è cosa facile. Ipotetico programma per insomma, i prossimi mesi, per il futuro? Ma sicuramente io ho una squadra forte, giovane, abbiamo in larga parte rinnovato, abbiamo bisogno di fare il punto e la quadra anche delle notizie che sono scaturite oggi in questo congresso, quindi questi per me sono i cardini del nuovo programma. Proprio per i giovani il mondo cooperativo può rappresentare una buona opportunità, lei come la vede? Ma sicuramente, i giovani che si appoggiano al mondo cooperativo, sia direttamente con la costituzione di cooperative che associandosi a cooperative, come nostri in questo caso, Cantina Forlì Predappio, vedono una risposta molto più repentina rispetto che a un mondo di libero mercato dove il piccolo a volte non viene valorizzato. Buon lavoro. Grazie.